Necessità di Alessandro Malaspina Pola. Caro Armando, io credo per davvero che sia troppo facile in poesia, ma anche in narrativa, farcire le frasi che scriviamo di sconfitte o debolezze al fine di sedurre il lettore. È troppo facile descrivere una cesta di pesci appena pescati o uno stormo alto di aironi cinerini o una mandria di antilopi che attraversa il deserto per indicare la moltitudine degli esseri viventi. L'espediente retorico per tentare di conquistare la benevolenza di chi leggerà consisterà nel definire se stessi come quello meno fortunato, nascosto, malconcio. Modo furbetto per sentirsi eccezionali in un ampio contesto, per essere notati. A me, invece, sai, non interessa essere l'acciuga con la scoliosi, l'airone con l'ala spezzata, l'antilope artritica, solo per farmi notare. Non si tratta di qualunquismo, ma credo possa costituire un gran piacere essere uno come gli altri. Nella grandissima quantità di pesci, ad esempio, che nuotano in gruppo, mi basterà essere uno tra milioni. La gioia di essere il signor X, l'anonimo che passa per la strada con le borse della spesa, che vive quel poco tempo che ancora gli rimane con dignità e se gli piace scrivere, scriva. Non è qualunquismo, ma desiderio di vivere e lasciar vivere in santa pace. Ad Aganzù, città cinese che conta 12 milioni di abitanti, è stato edificato un condominio il quale da solo ospita circa 20.000 persone, suddiviso in 39 piani, essendo di 206 metri di altezza. Te lo pensi un viaggio in ascensore, la mattina presto, quando devi essere puntuale al lavoro e dover discendere per tutti quei piani? E se si guasta, quante rampe di scale sarebbero? Mentre in vacanza ho prenotato già da una settimana e mezza in un piccolo comune del Regno Unito di 450-63 abitanti, gli Amfrabingwe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 ng
Invece mia moglie insiste per andare una settimana a Y, o si pronuncia I, comune francese di 94 abitanti, situato nel dipartimento delle Somme, nella regione dell'Alta Francia. Alla fine rimarremo a casa e io continuerò a dilettarmi nel leggere le poesie di Fosco Maraini e trovare avvincente il libro di geometria. Ti ricordi, Armando, come il criterio di parallelismo tra rette stabilisca che se due rette tagliate da una trasversale formano due angoli alterni, interni o esterni, uguali, oppure due angoli corrispondenti, uguali, o ancora due angoli coniugati, interni o esterni, supplementari. Allora, in quel caso, le due rette sono parallele. È una vera e propria necessità. Ma a cosa sia necessario, non me lo chiedo. D'altronde, il tuo nome, Armando, è un gerundio.